La campagna si candida ad essere un laboratorio nazionale, uno spazio pubblico democratico di idee e confronti e punta a crescere nei prossimi 5 anni con una velocità maggiore rispetto alle altre regioni italiane. L'auspicio, i progetti e le ambizioni emerse nel corso degli Stati Generali dell'Economia, che per 2 giorni animano gli spazi Città della Scienza, sono stati descritti ieri dall'assessore regionale alle attività produttive Andrea Cozzolino, che ha inaugurato i lavori. L'obiettivo fondamentale è darci un programma di politica economica per utilizzare al meglio le risorse pubbliche, per tornare a crescere nei fattori fondamentali dell'attività produttiva, nell'industria, nei servizi, nell'agricoltura. E noi vorremmo utilizzare queste risorse, che sono molto risorse comunitarie, nazionali e regionali, non più a pioggia, ma dentro un programma strategico per far crescere l'occupazione, l'internazionalizzazione delle nostre imprese, il loro dimensionamento. Quindi vorremmo dotarci di una politica, diciamo, capace di orientare, diciamo, le scelte future delle nostre imprese agricole, industriali, commerciali nei prossimi anni in Campania. I numeri, raccolti anche in 2 videoclip realizzati dall'agenzia Videocomunicazioni e proiettati durante l'evento, sono importanti: 40 milioni di euro con un mutuo per il 2006 e 200 milioni di euro derivanti da economie di spesa degli anni precedenti, dal Fondo Unico Nazionale del 2005, dall'intesa istituzionale di quest'anno. Sarà il primo atto di un piano strategico e finanziario per l'economia campana nei prossimi 10 anni.